Come ogni mercoledì l'appuntamento è graditissimo con il Post in Fabbrica, la rubrica in collaborazione con Confindustria. Oggi spazio alle rose, si tratta di una tessitura fiorentina che deve raddoppiare i suoi dipendenti ed è molto, insomma, fa piacere parlarne con il giovane figlio dei titolari, Leonardo Andrei. Andrei, buona giornata, benvenuto su RTL 102.5. Buongiorno Leonardo. Beh, intanto le rose forse è un nome meno noto dei brand che rappresentate, quindi magari ci faccia un po' il quadro di quali sono le vostre, qual è la vostra produzione. Sì, allora, la nostra azienda è nata nel 2007 dai miei genitori, che appunto avevano un background già nell'abbigliamento, nella moda decennale, e decisero di mettersi insieme e di creare questo brand che è Pink Memories, che adesso è distribuito nei più importanti delle più importanti boutique italiane e internazionali, e facendo un prodotto da donna molto femminile ma anche contemporaneo e totalmente made in Tuscany. Senti Leonardo, tu sei giovanissimo, ti chiediamo quanti anni hai innanzitutto e con quale spirito e quale emozione ti prendi cura di un'azienda familiare. Immagino insomma che sei, come dire, il rappresentante ultimo di una generazione, quella dei tuoi genitori, che insomma con sacrifici hanno messo su questa azienda. Sì, allora io ho 32 anni e sì, già i miei nonni e il nonno di mia madre aveva un maglificio qui a Firenze che si occupava appunto di produzione di maglieria per altri grandi brand. E in generale quello che posso dire ai giovani, ai ragazzi della mia età, è che comunque avere qualcosa di proprio ti dà molte più responsabilità, ma alla fine anche le soddisfazioni sono maggiori. Sono tante. Quindi, sì, sì. Beh, andato, diciamo che nella tua situazione hai deciso di proseguire con l'attività della famiglia, non è sempre così. Adesso ti trovi, insomma, l'azienda si sta ingrandendo e queste sono buone notizie, soprattutto in periodo quasi post-Covid. E allora ci illumini un po' sulle posizioni aperte? Sì, allora diciamo che senza dubbio la quarantena ci ha dato un grosso stimolo. Nonostante il clima generale di negatività, per noi è stato qualcosa che ci ha fatto molto riflettere su come crescere e su quale direzione seguire. Quindi abbiamo buttato giù una strategia e abbiamo intenzione di aprire alcuni negozi monomarca, come ad esempio il nostro primo abbiamo aperto a Forte dei Marmi, e questo fa sì appunto di dare fiducia ai nostri rivenditori e non solo. Inoltre vogliamo ingrandirci e internalizzare alcune figure che prima erano esterne, quindi tutto quello che riguarda il marketing. Stiamo cercando un digital strategist, due esperti di digital marketing e poi anche tre addetti commerciali per il mercato italiano e estero. Questo sia nell'ottica dei negozi monomarca, ma anche internamente per quanto riguarda l'ampliamento della nostra rete commerciale. Inoltre, nel nostro ufficio stile interno stiamo cercando due giovani candidati appunto per l'ufficio stile. Senti Leonardo, diciamoci la verità, perché qualche ascoltatore sicuramente penserà: ma certo, è figlio di, la vita gli ha regalato qualcosa. Io voglio, non sono figlio di, però ne conosco tanti e so che è una doppia responsabilità. Uno, perché appunto non è detto e non è scontato che uno presegua l'attività dei propri genitori. L'altro è, uno ha il ditino puntato, no? I fari puntati, perché pensano che la strada sia spianata, ma so che come tutti i figli di devi farti il mazzo doppio, come si dice in maniera molto volgare. Vogliamo rivolgerci a tutte le persone che sono all'ascolto in questo momento e spiegare che cosa significa prendere in mano, comunque rappresentare un'azienda, diciamo così, che ha una coté familiare? Allora, partiamo dall'inizio. Io non volevo assolutamente entrare nell'azienda di famiglia, ma volevo fare tutt'altro. Volevo fare il giornalista, comunque lavorare nella comunicazione, è quello che ho studiato. Poi a un certo punto, diciamo, un po' buio tra virgolette della mia vita, che non sapevo esattamente come fare, come proseguire, ho avuto questa ancora di salvataggio. Appunto i miei genitori mi hanno fatto un'offerta che non potevo rifiutare e l'ho colta al volo.
E sono partito, diciamo, molto pessimista, quasi sfiduciato, però dopo ormai sono 7 anni che lavoriamo insieme, devo dire che è un'esperienza bellissima, molto difficile, come ha detto Pierluigi, molto difficile, perché le prove sono doppie, devi appagare sia il tuo, tra virgolette, titolare che il tuo genitore. Però a livello familiare siamo molto bravi a dissociare quello che è il lavoro e quello famiglia, che è poi tutto il resto. Certo, sì. La relazione familiare. Allora, prima hai citato delle figure, scusa, ci diamo del tu proprio perché sei sì, giovanissimo, certo. E potevi essere un collega, tra l'altro, volevi fare il giornalista, quindi diciamo che eri sulla strada. Più sulla carta che in radio, però ascoltatore di radio. E dicevo, tra le figure che hai citato, quali sono le più complesse da trovare, perché appunto il mercato non ne forma sufficienza, eccetera? Beh, diciamo, allora io direi che tutta la parte del marketing per noi è sempre stato molto difficile, trovare delle figure che facessero al caso nostro, anche perché fino a pochi anni fa era, sto parlando in questo momento del digital marketing, era un campo che non esisteva proprio all'interno dell'azienda, quindi sì, direi che figure giovani, molto sì, giovani, perché comunque il nostro staff attualmente è esperto, quindi vogliamo un po' anche, oltre a svecchiare l'azienda, a svecchiare l'immagine di Pink Memories, vogliamo anche svecchiare un po' il nostro staff. Leonardo, si capisce che hai studiato comunicazione, eh? Sei un venditore del brand eccellente, devo dire, dal punto di vista del vocabolario e del tono. Noi ricordiamo l'indirizzo per mandare i vostri curricula: www.unimpiego.it/ilpostinfabbrica. Leonardo Andrei, grazie di cuore e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie a voi.